La scuola in fattoria è sicuramente un elemento fondamentale sia per la valorizzazione dell'azienda agricola in sé per sé, che ha una conoscenza di saperi veramente importanti da tramandare, e inoltre anche alla possibilità di contattare non solo le scuole ma anche gruppi di adulti che oggi hanno perso completamente il collegamento fra come si produce e quello che si consuma. Di conseguenza, ecco, noi abbiamo la possibilità di scrivere tanti di quegli aneddoti che si sono verificati non tanto con i bambini quanto con gli adulti proprio, in cui per esempio un bambino non voleva più ripartire dall'azienda perché era così entusiasta dall'aver visto un pollo vestito che io non avevo neanche compreso che era la prima volta che lo vedeva con delle penne addosso. L'aveva quindi sempre visto spogliato giustamente nei banchi del supermercato. Un adulto è arrivato a dirci che praticamente preferiva il pollo con quattro cosce, che lo riteneva più tenero di quello con due cosce. Io sono rimasta talmente sorpresa che non sono riuscita neanche a spiegargli che probabilmente le quattro cosce derivavano da animali diversi. Un'altra situazione veramente simpatica: facevamo riconoscere i profumi a dei ragazzi che erano stati bendati proprio per stimolare la loro percezione sensoriale, e quando gli abbiamo fatto annusare una mela verde ci ha detto che era shampoo, ecco, perché è più familiare l'odore di un prodotto chimico che non di un prodotto naturale. Quindi comprendere quanto oggi ciò che ci mangiamo ha dei concentrati veramente non sempre salutari o salutistici è veramente importante, anche perché negli anni 60 si spendeva il 60% per l'alimentazione, il 15% per beni di carattere voluttuario. Oggi la proporzione è completamente invertita, si spende solo il 15% per l'alimentazione, però dobbiamo sentirci dire che tante famiglie non arrivano a fine mese, quando in realtà, ecco, un pacchetto di patatine conservate costa 32 euro il chilo e nessuno si è mai fatto un raffronto di questo genere. Le patate all'agricoltore vengono pagate 8 centesimi, il resto è tutta trasformazione dell'industria e sicuramente una perdita di valore nutrizionale e soprattutto anche organolettico. È importante per esempio dei percorsi che noi facciamo tanto con i bambini quanto con gli adulti sull'analisi sensoriale, perché ecco, capire che cosa significa un formaggio lavorato al latte crudo, soltanto rieducando anche il palato a quelli che sono sapori veri, sapori importanti legati alla freschezza del prodotto tradizionale, è assolutamente importante. Basti pensare che una mela appena staccata dall'albero ha un'energia vitale, si chiama, che viene trasmessa integralmente al nostro organismo se riusciamo a mangiarla contestualmente alla raccolta. Viceversa, un prodotto che è stato in celle di stoccaggio e poi di conservazione e poi di maturazione per mesi, è chiaro che ci trasmetterà poco e niente, né in termini di sapore né in termini di salute.